Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maollo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo stagione 2, signori. Secondo episodio in cui ora cercheremo un attimo di capire bene come impostare la squadra, come impostare tutte le varie situazioni e iniziare nel vero senso della parola la stagione. Detto questo però, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie e che darete a questa serie, perché la dobbiamo portare avanti fino in fondo. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941, dove soprattutto tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione del canale e sulle live che faccio sia su questa piattaforma che sull'altra. Infatti vi ricordo anche di seguirmi sull'altra piattaforma, quella viola. Detto questo, signori, partiamo con il video. Ok, allora signori, prima di tutto andiamoci a leggere le belle mail che sono arrivate, che saranno sempre le stesse. Piacere, assistente, osservazione, resoconto sul vivaio, va bene, ok, abbiamo letto più o meno tutto, tanto non ci serve assolutamente niente. Poi, qui ora il rose allenamento sarà una gran rottura di scatole. La formazione così non mi piace per nulla, questa già è tanta roba da andare a sistemare. Qui abbiamo hub mercato, cerca giocatori. Ok, allora andiamo un attimo in rosa. Come tutti sapete, chi non lo sa lo informo io in questo preciso momento, e io non sopporto i giocatori in prestito. Quindi la prima cosa che facciamo subito è quella di andare a liberarci di tutti i giocatori che sono in prestito alla nostra squadra. Il primo nome è proprio lui, Turner, così proprio senza se e senza ma, in prestito a muore gambe. E termina prestito. Ciao amico mio, torna da dove sei venuto, è stato un piacere. Mendes è un 50 e ha un contratto in scadenza. Halstad anche lui 59, contratto in scadenza. TS contratto in scadenza. Gibson contratto, cioè abbiamo tutta la squadra in scadenza. Comunque abbiamo due esterni sinistri, questa è una cosa buona, un 62 e un 61, abbastanza giovani. Poi abbiamo Lavelle, che è del nostro, 61. Parsival, contratti scadenza, ok. Davis, contratti scadenza, ok. E siamo in tre a difendere, quindi siamo messi male. Mi serve un difensore centrale, ok. Poi abbiamo Mellor, che è nostro, ok. E Conley in prestito, quindi Conley se ne torna al suo paese. Ciao Conley. Poi chi abbiamo? Venghino, signori, venghino. Perché mi ha cambiato tutto? Ok. Poi abbiamo Io son Go, mi fa piacere. Io son Maullo, piacere, ben conosciuto. Io son Go, che è nostro, che è un CDC. E Kenyon, ok, Kenyon me lo ricordo, Alex Kenyon, poi se me lo ricordo, sì. Pringe, esterno sinistro, unico esterno sinistro che abbiamo, un 64. Phillips, centrocampista centrale, 61, ok. Wilding, grande Wilding, me lo ricordo, mitico Wilding. Diagu Gurrerà, me lo ricordo pure, dall'anno scorso, grande Diagu Gurrerà, sei troppo simpatico, che è anche nostro, 33 anni. Prince, inglese, contratto in scadenza. Non sembra male, non sembra male. Mendes Gomez, che è nostro, che è un 59, ok. O'Sullivan, grande O'Sullivan. O'Sullivan me lo ricordo pure, l'abbiamo venduto alla fine della seconda stagione, dell'ultima stagione praticamente, se non ricordo male. Grande Sullivan. Stockton, grande Stockton, bravo, bravo, me lo ricordo anche lui. Slow non me lo ricordo proprio, ma anche lui contratto in scadenza, ok. McCulley, irlandese, anche lui contratti di scadenza, perfetto. Leit Smith, contratti di scadenza. Ok signori, allora ci siamo liberati dei giocatori in prestito. Noto subito con piacere che ci serve un centrocampo, siamo messi bene. Abbiamo Price, che ha 18 anni, Diagu Gurrerà, Wilding, Phillips. E poi abbiamo Kanon e Io son Go. Ok, quindi io potrei dire subito che Price lo potremmo mandare in prestito. Così, trattativa. Beh, prima dobbiamo rinnovare un sacco di contratti, su questo non c'è dubbio. Però ci manca un esterno sinistro, che abbiamo solito un esterno sinistro, un difensore centrale e un TD. Va bene, ora con calma verremo anche qui a rinnovare i contratti. Schemi squadra, rosa del club, trasferimenti. Trasferimenti, dove erano le rosa? Staff primavera. Allora, vediamo un attimo il nostro budget, cosa fondamentale. Il nostro budget fa piangere. Abbiamo 1 milione, ok, e 14 per gli stipendi. Allora spostiamo un attimino, magari facciamo così, ecco. Ecco, vediamo di far così un attimino. Dai, così. Così vediamo di andare a prendere quantomeno un osservatore subito, come se non ci fosse un domani.
Experience, abilità osservatore, mappa del mondo, queste cose le conosciamo già. Allora, abbiamo un osservatore disponibile che ha una stellina. Mamma mia, un'esperienza di giudizio, mamma mia che schifo. Andiamo ad assumerne uno un poco meglio. Andiamo ad assumerne uno un poco meglio. Signori, io andrei a prendere Kilpatrick. Andiamo a prendere Patrick, ecco, lo chiameremo Patrick, che mi sa. Oppure potremmo prendere Moses. Vabbè, dai, Patrick gli possiamo spendere i soldi. Dai, se no veramente non li troviamo mai giovani. Dai, così, un irlandese del no, dai, così, spendiamo i soldi, porca miseria. Allora, il primo lo mandiamo in Inghilterra, così si muove poco e ci porta tanti bei giovani. No, ci siamo già mangiati tutto il budget, signori. Che cosa terribile. Il secondo. Fai seguire i giocatori, lo teniamo pure vicino, lo mandiamo in Scozia o in Irlanda. Dai, andiamo a prendere il nuovo Gareth Bale. Dai, è così, zio. Vai e torna. Ci siamo mangiati tutto il budget, non è vero? Saremmo rimasti con 112.000. Mamma mia, ci siamo mangiati tutto il budget in un colpo solo, signori. Perfetto, ok, ottimo così, ottimo così. Detto questo, altra cosa andare a vedere. Andiamo a vedere i giovani che abbiamo dentro. Allora, sì, va bene, va bene, va bene. Allora, abbiamo Okamoto, un portiere 45 giapponese, che mamma mia che brutto. Con quanto c'ha di potenziale? Equilibrato 53-73. Mamma mia. Cornu. Cornu sei già il mio idolo. Potenziale 58-80. Ok. E poi abbiamo Vasela, slovacco. Potenziale 73-94. Questo non è male. Questo già potrebbe tornarci utile. Poi abbiamo Jardim. Ok, Mbappé e Kekana. Ok, che però hanno dei potenziali terribili. Forse l'unico da tenere sotto controllo è questo Vasela, che mi porto subito, signori. Piano di crescita, promuovo in prima squadra. Me lo porto subito, così in difesa siamo messi bene. Così appena inizia a fare gli allenamenti, siamo già con i giocatori messi giusti. Allora, queste sono tutte le varie informazioni che non ci interessano. Andiamo a vedere un attimino gli obiettivi della squadra. Ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Ok, uno su due completato. Ok, il primo l'abbiamo fatto col difensore. Raggiungi gli ottavi di finale e termina a metà classifica. Ingaggia un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore. Ok, fattibile. Ottieni 10 vittorie in questa stagione, molto difficile. Termina a metà classifica, raggiungi gli ottavi di finale. Mantieni l'aumento degli stipendi sotto il 5%. Va bene, non la vedo la cosa più semplice di questo mondo, però ci possiamo lavorare. Andiamo a sistemare la squadra, signori, perché questo 4-4 non mi piace. Gestione squadra, sì, va bene, non ti preoccupare. Allora, andiamo su moduli. Io voglio il 4-4-2 normale. 4-4-2, dove sta? Questo di qua, perfetto. Abbiamo i giocatori per poter giocare così. Giochiamo così. Allora, in porta abbiamo semplicemente Mendes o Ostad. Ostad, signori, molto meglio Ostad. Tra due peggiori, scelgo il male peggiore. Scelgo il male minore. Che sto a dire? Allora, sulla sinistra abbiamo Harry oppure Gibson. Va bene, Harry. In difesa abbiamo Percival. Persa e Lavelle 61-62. No, aspetta, se no chi abbiamo? Davis e Vasalà appena arrivato. Vasalà deve crescere un botto. E Davis, va bene. Sulla sinistra abbiamo Mellor, che è un 63. Oppure sulla destra, scusatemi, sulla destra non abbiamo nessuno, quindi Mellor sarà il nostro titolare. Ok. Sulla centrocampo abbiamo Mendes, che è un 59. Oppure Sullivan tutta la vita. A centrocampo Songo non lo sa fare. Sia Songo che Kenyon soffrono di essere messi a centrocampo così. E allora noi ci mettiamo Diagugurara, senza troppi se e troppi ma. E chi ci possiamo mettere qua? Dai, non ho un altro centrocampo. Avevo tanti centrocampisti, li ho persi tutti. Dove stanno i miei centrocampisti, signori? Dove stanno i miei centrocampisti? Phillips, che ci fa su quella fascia? Phillips deve stare al centro. Ok, mi mancava un Prince. Lo mettiamo di lì, ok. Quindi abbiamo Phillips e Diagurara. Ok, e Prince sulla sinistra, che dovrebbe essere l'unico che abbiamo. Sì, perfetto. In attacco abbiamo Stockton, ok. Wilding, ecco, visto? Mi aveva creato tutto una caciara. Stockton, va bene. E in attacco possiamo mettere McKinley, Leighton Schmidt o Slow. Leighton Schmidt, signori, in memoria dell'anno scorso giochiamo con Leighton Schmidt.
Stockton. Allora, sistemiamo un attimino la panchina. Sistemiamo un attimino la panchina. Vasalà è l'unico difensore che ho. No, Davis. Davis. Lo mettiamo di qua. Mi piace sistemare i giocatori, signori. Quindi, chi non conosce le mie abitudini si starà rompendo le scatole. Ma a me piace sistemare i giocatori per i loro ruoli. Songo, Kanon. Va bene, Songo meno 7, quindi Songo lo mettiamo in panchina. Mi porto un esterno che non ho. No, l'esterno ce l'ho. Va bene, facciamo così. E però al posto di McCallie, a posto di Slow, ok. E questo lo mettiamo di qua. E quindi qui mi rimangono un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Va bene, signore. La squadra c'è. Non è proprio messa malaccio. Salviamo le modifiche. Non è proprio messa malaccio. Quindi abbiamo un attimino impostato il tutto. Impostato il tutto. Detto questo, signori, procediamo. Vediamo qui un attimino come funziona. Se dobbiamo già andare a fare gli allenamenti subito. Sessione di allenamento. Svolgi, ok. Ah, qui già dobbiamo fare allenamenti praticamente. Va bene, signori. Allora, facciamo così. Io per questo video mi fermo qui. Mi sembra che già, come secondo episodio ci siamo. Mi faccio questo allenamento. Dopodiché nel prossimo ci faremo, sia allenamenti che il torneo estivo. Vedremo di fare qualcosa di buono per quel torneo estivo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. E detto questo, ci vediamo sempre qui per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao!